belle emozioni, fa fatica. Ovviamente il campo è molto grande adesso rispetto a quando giocavi, però a parte gli scherzi sono belle manifestazioni, è una manifestazione molto bella, organizzata bene, c'era tanta gente, quindi abbiamo cercato di fare sì che si sono divertite e tutto, questa è la cosa più importante. Anche la nazionale dovrebbe fare divertire, sta facendo un po' di fatica nelle ultime uscite, anche i mondiali non conquistati per due volte la qualificazione. Che ti aspetti adesso? Ma mi aspetto che è un percorso, ormai sia partite nel campionato italiano che nelle coppe, anche con le nazionali, non è più come una volta, perché tutti i campionati piano piano si sono alzati, ci sono allenatori anche stranieri negli altri campionati ed è normale che noi rappresentiamo una nazione molto importante, siamo l'Italia e dobbiamo cercare di essere sempre protagonisti. Stasera abbiamo una partita importante perché ottenere oggi 3 punti poi permette di lavorare meglio per andare a fare una grande partita dopo con l'Inghilterra. Voi siete venuti a divertirvi, no? In questo weekend, e per il calcio italiano non è esattamente divertente, no? Soprattutto nelle ultime ore. Il peccato è che sono proprio i ragazzi giovani, quelli protagonisti, anche perché i ragazzini, no, poi li prendono con i modelli, è veramente il messaggio proprio sbagliato quello che sta arrivando. Sì, quella è la parte più brutta nel calcio, era successo anche prima questi episodi. Io mi piace parlare solo di calcio, onestamente, perché sono cose che non mi competono. Mi dispiace molto perché io ci ho vissuto nel mondo del calcio, so cosa significa giocare a calcio e i sacrifici per arrivare a farli. L'importante è il messaggio positivo, sono le prestazioni di stasera della nazionale. Ci sono tanti ragazzi giovani che giocano in nazionale, quindi io mi auguro che i ragazzi guardano quello e non quello che succede al di fuori. Poi ci saranno le persone adatte, competenti, ma io ho detto onestamente voglio solo parlare, come ho detto prima, che l'Italia possa ottenere una vittoria convincente, far divertire il pubblico di Bari che sarà uno stadio pieno.